il nostro sesto incontro. A questo punto vi chiedo di spegnere il vostro, scusate, di interrompere il vostro video con il pulsante che vi ho detto in basso al monitor e iniziamo con la preghiera del Salmo 29. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore mio Dio, a te ho gridato e mi hai guarito. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia. Ho detto nella mia sicurezza, mai potrò vacillare. Nella tua bontà, o Signore, mi avevi posto sul mio monte sicuro. Il tuo volto hai nascosto e lo spavento mi ha preso. A te grido, Signore, al Signore chiedo pietà. Quale guadagno dalla mia morte, dalla mia discesa nella fossa? Potrà ringraziarti la polvere e proclamare la tua fedeltà? Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza, mi hai tolto l'abito di sacco, mi hai rivestito di gioia, perché ti canti il mio cuore senza tacere. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Buonasera a tutti. Dopo la preghiera ci introduciamo in quella che è la struttura del corso. Facciamo un attimo memoria della strada percorsa e di a che punto siamo nel cammino. Siamo giunti al nostro sesto incontro. Ecco, la dimensione personale del kerygma. E se ricordate la volta scorsa, abbiamo iniziato a parlare del risvolto sociale che aver ricevuto il primo annuncio, essere stati raggiunti dall'amore del Signore e aver confessato la consapevolezza di questo amore che ha raggiunto la nostra fede, e come ci veniva ricordato anche il Papa nell'Evangelii Gaudium, dice che confessare la paternità di Dio, confessare il Signore Gesù che è il nostro Salvatore, confessare che lo Spirito Santo col suo amore vivifica la nostra vita e ci fa comprendere chi è il Figlio e chi è il Padre, non può non avere un risvolto nelle nostre relazioni, non può farsi annuncio e carità, che è il bene dell'altro. E questa sera invece andiamo ancora più ad approfondire quanto abbiamo iniziato giovedì scorso e vedete l'esperienza un po' del salmista con il salmo con il quale abbiamo voluto pregare è appunto questo: hai mutato il mio lamento in danza. Ecco, chi è stato raggiunto l'amore di Dio, chi è stato raggiunto dalla fedeltà di Dio, non può di celebrare l'amore di Dio e non può, ecco, restituire quella gratuità con la quale è stato raggiunto dall'amore di Dio. E allora questa sera è ancora con noi Suor Maria Rosaria, che abbiamo imparato ad ascoltare il giovedì scorso. Le diamo il benvenuto e le passiamo la parola. Bene, buonasera a tutti. Ci ritroviamo dopo una settimana e ci ritroviamo, come diceva Suor Rosaria, con
una dimensione ancora più, ecco, particolare del kerygma, no? Un risvolto ancora più particolare che è quello, il risvolto personale, cioè quale ricaduta poi nell'esperienza personale ha il kerygma. Mi perdonerete se per parlare appunto del kerygma, se per parlare del kerygma, appunto per la dimensione personale appunto del kerygma, mi è necessario partire da un racconto personale, ecco, può partire da qualcosa che riguarda la mia persona. Si sente? Mi sentite? Sì, ok. Sì, c'è stata, Maria Rosaria, c'è stato un intervallo, se puoi ricominciare una pausa. Sì. Se ok. Ok. Sempre perché ancora una volta c'è qualche problema con le slide che non seguono le mie indicazioni. Vediamo se riesco. Ok, forse sì, perfetto. Allora, dicevo che per parlare della dimensione personale del kerygma, vi chiedo scusa, ma parto da un'esperienza e un racconto personale. Forse già la volta scorsa su Rosaria vi raccontava, e forse anche io ho fatto menzione di questa cosa, prima di essere qui nella realtà dove sono, in Assisi, ho abitato diversi anni in una periferia di una città della Puglia, che è Bari, e mi sono occupata di un centro diurno per minori. E lì io credo di aver scoperto in maniera forse mai come prima personale, personalissima, che cosa vuol dire ricevere l'annuncio del kerygma e che cosa vuol dire provare a vivere a partire dall'annuncio ricevuto. Che cosa vi racconto? Vi racconto di un bambino al quale do un nome, diciamo così, di fantasia. Questo ragazzino, che appunto è un centro diurno, contestualizzo, un centro diurno è una realtà, appunto un centro dove durante il giorno ci sono dei minori. Noi ci occupavamo lì nello specifico di minori a rischio devianza. E praticamente questo ragazzino, ad un certo punto della sua esperienza, una domenica mattina viene accompagnato da suo papà in una piazza di un paese vicino e per giocare a calcio con i bambini, con i suoi cuginetti lì, e il papà lascia il bambino lì e si allontana andando verso sì, il bar per incontrare ancora qualcuno, e due uomini avvicinano questo papà e gli sparano un colpo alla nuca che fa morire questo uomo all'istante. Questo bambino, lo chiamiamo Antonio, e sente il rumore, vede la folla accalcarsi, prova ad avvicinarsi nell'altra di, appunto, rincorre, torna indietro sulla direzione che aveva preso con il papà, raggiunge il luogo dove è appena accaduto questo omicidio e si trova davanti a questa scena. Nei giorni successivi, nelle settimane successive, nei mesi successivi, questo ragazzino non piangerà mai. Ha continuato a venire al centro, ha continuato a frequentare la scuola e il centro. Già prima di questo evento era un bambino a dir poco vivace, diciamo così. Dopo questo evento è diventato un bambino difficilmente gestibile, che trovava ogni occasione per mettersi contro, per farsi rimproverare, proprio per tirare fuori l'aggressività che portava dentro, per cui potete capire che nei mesi e negli anni successivi è stato molto difficile gestire questo ragazzino. E io lavoravo con un'equipe di educatori e tante volte siamo fermati a riflettere su questo evento e sulla sua storia. Quando appunto qualche tempo dopo si è fatta a questo bambino la classica domanda: che cosa vuoi fare da grande? Il desiderio era vendicare mio padre. Perché vi ho fatto questo racconto così duro, no? All'inizio di questo incontro? A parte perché ci troviamo in una giornata, credo, da un punto di vista, no? Sociale e anche, penso, emotivo, molto dura, no? Perché sapere che siamo nell'inizio di una guerra
penso che ci metta tutti, mi auguro che ci metta tutti in uno stato, come dire, di allerta, ma nel senso che ci mette proprio con dentro una tensione, un'apertura verso il mondo, verso la storia che ci coinvolge anche a livello emotivo. E quindi racconto di questa storia perché? Perché con l'equipe di educatori con la quale collaboravo, noi abbiamo continuato, tentato di continuare ad educare questo ragazzo, no? A provare a dargli gli strumenti per giocarsi bene la vita. Sicuramente l'esperienza che io personalmente con le sorelle con le quali condividevo il servizio, oltre che con l'equipe, abbiamo tentato in tutti i modi di continuare ad amare questo ragazzo, a volergli bene, a investire su di lui, a credere in lui, a sperare che potesse, no, aprirsi alla vita. Questo ragazzino, arrivata all'età nella quale poteva scegliere di lasciare il centro, lo ha lasciato. Quindi, compiuti i suoi 15 anni, parliamo di 4 anni o 5 dopo la morte del papà, ha lasciato il centro. Voi mi direte che cosa c'entra questa storia con l'annuncio del Kerygma? Il kerygma, abbiamo ascoltato la volta scorsa, no? Il Papa ci ripete sempre, il kerygma potremmo dire che è la persona di Cristo che si consegna senza se e senza ma. Il kerygma è proprio questo amore incondizionato, con il quale Cristo vive e dona la vita. Questo amore incondizionato che fa sì che, mi permetto di dire, Cristo non muoia, o muoia e risorga, Cristo muoia e risorga. È in questo amore, no? Ci diceva Don Davide le volte scorse, lo spirito è l'amore del padre e del figlio. È in questo amore, in questo spirito, in questa consegna, senza condizioni, che Cristo risorge, che Cristo vive in eterno. Ancora no, ci veniva detto, Gesù, il Cristo è il figlio eterno del Padre e noi attingiamo a questa figliolanza, noi viviamo la sua vita a partire dalla comunione con lui. Noi possiamo sperimentare la vita del figlio, noi possiamo sperimentare il kerygma nella nostra vita personale. Il kerygma di Gesù era annunciare il regno del Padre. Il kerygma annunciato da Gesù, il grido, no? La parola kerygma, grido, annunciato da Gesù era il regno, il grido che siamo chiamati a far sentire noi, l'annuncio che siamo chiamati a far sentire noi è la vita di Cristo. E noi possiamo e siamo chiamati ad annunciare la vita di Cristo con la nostra vita, non in un altro modo, con la nostra vita. In quell'esperienza di amore incondizionato, senza poterne vedere i frutti. Amore, comprenderete benissimo, con tutti i limiti, no? Con tutte le fragilità, con le arrabbiature, con i dubbi, con le fatiche, no? Che un'equipe di educatori o una fraternità di consacrati, oppure voi, no? Potete trovarvi a fare, a vivere nell'esperienza anche dell'accompagnare le persone che vi vengono affidate nella catechesi, c'è cioè quell'amore gratuito. Che non vede i frutti perché quel ragazzino è andato via, ti chiede di attingere alla tua esperienza del kerygma, ti chiede di attingere alla tua fede, alla tua certezza che quell'amore che stai donando con tutto di te non finirà, che quell'amore che stai donando con tutto di te porterà il suo frutto, che quell'amore che stai donando con tutto di te si legherà, come dire, o legherà le persone sulle quali l'hai profuso e per le quali l'hai profuso alla vita eterna. Non perché, ripeto, noi vediamo il cambiamento, io il cambiamento in quel bambino non l'ho visto, non lo so se negli anni l'ha avuto, ma non mi sembra, ecco, da quello che sento dire in questo tempo. Sono certa però che quel kerygma, cioè quell'amore consegnato senza riserve, ha portato frutto nel cuore di quel ragazzino, come non mi è dato di saperlo. L'immagine che state vedendo, no, di questa cappella che è appunto, no, a Roma, che è stata, se non ricordo male, no, ma credo che sia proprio così, che è stata
donata o comunque dedicata a Giovanni Paolo II, ed è un lavoro fatto dall'equipe del Centro Aletti. L'immagine che vedete in questo momento è la parusia, cioè la fine dei tempi, no? E quelle persone che vedete, anche se non ho trovato l'immagine che si vedesse un po' meglio, no? Quindi è un pochino, ecco, sgranata, quelle persone che vedete hanno un segno del Tau sull'abito, ma anche l'immagine più piccola che vedete, che vedete in alto, vedete che ha, come dire, ci sono degli uomini che in qualche modo hanno consegnato la vita dell'amore e sono segnati dall'amore. Cristo con le stimmate, ma ogni uomo in qualche modo, se ama fino alla fine, porta sul suo corpo i segni della passione. E in questa immagine, no, potete vedere che è raffigurato a un certo punto anche Giovanni Paolo II con la Chiesa tra le braccia. Perché? Perché ciascuno risorge con ciò che ha amato fino alla fine. Ciascuno, portando i segni dell'amore nel suo corpo, risorgerà in quell'amore profuso fino alla fine. Questo io credo sia quanto di più personale ci sia nella dimensione del kerygma di cui stiamo parlando. Ma la domanda che viene fuori è: come si fa, no? Però ad annunciarla questa dimensione personale del kerygma? Come si fa a condividerla, come si fa a farne fare esperienza a coloro che ci sono affidati? E la parola chiave io credo che sia accompagnare. La parola chiave sia proprio accompagnare, cioè non solo catechesi nel senso di ecco, aiutare gli altri a annunciare. La volta scorsa ci dicevamo la catechesi aiutare gli altri a fare nessi, no? Tra la parola di Dio e la vita, ma questo aiutare a fare nessi tra la parola di Dio e la vita si fa con l'accompagnare le persone. Papa Francesco, sempre in questo testo che ci sta accompagnando dell'Evangelii Gaudium, al numero 169, dice qualcosa proprio di importante. Dice così: in una civiltà paradossalmente ferita dall'anonimato e al tempo stesso ossessionata per i dettagli della vita degli altri, spudoratamente malata di curiosità morbosa, la Chiesa ha bisogno di uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi, fermarsi davanti all'altro tutte le volte che sia necessario. Ecco, questo contemplare, commuoversi, fermarsi davanti all'altro a me ricorda molto, no? L'esperienza che prima vi accennavo. In questo mondo i ministri ordinati, gli altri operatori pastorali possono rendere presente la fragranza della presenza vicina di Gesù e il suo sguardo personale. La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri, sacerdoti, religiosi, laici, a quest'arte dell'accompagnamento, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell'altro. Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione, ma che nel medesimo tempo sani, liberi, incoraggi a maturare nella vita cristiana. Ecco, credo che questa sia una consegna per noi, no? Proprio preziosissima, crescere nell'arte dell'accompagnare. Tre domande io mi sono fatta, tre punti, diciamo, vorrei condividere con voi in questo tempo che trascorriamo insieme. Il primo punto è: come facciamo ad aiutare coloro che ci sono affidati nella catechesi a fare esperienza del kerygma? E proviamo a balbettare qualche risposta. Un altro punto qual è? Una perplessità che sorge. Noi proviamo ad annunciare, ma ci guardiamo intorno e ci sembra che non accolga nessuno, che chi ci ascolta non sia disponibile ad accogliere. E infine, terzo punto, proveremo a guardare che in questo accompagnamento ci sono dei frutti che è necessario vedere maturare. Perché? Perché l'accompagnamento non è tanto quante persone fanno il catechismo, quante persone ascoltano la catechesi, quante persone si collegano, non è tanto quante persone ascoltano una catechesi, porgono l'orecchio alla catechesi, ma quanti frutti maturano nella vita di chi ascolta? Questa è la verifica, questo è in qualche modo lo sguardo, questo è il desiderio, che la vita di chi ci ascolta
Quindi sempre più divenga conforme a quel che è il rima che gli abbiamo annunciato. Partiamo dalla prima domanda. Come aiutiamo coloro che ci sono affidati nella catechesi a fare esperienza del Kerygma? Primo punto, mi dispiace ripartire sempre da qui, voi direte, come dire, sei ripetitiva, perché parto sempre da questo punto, ma credo che sia imprescindibile. Il primo punto sul come aiutare è la nostra testimonianza. Evangelii Gaudium 165. Questo esige, e prima parlava appunto dell'evangelizzazione, dall'evangelizzatore alcune disposizioni che aiutano ad accogliere meglio l'annuncio. La vicinanza, l'apertura al dialogo, la pazienza, l'accoglienza cordiale che non condanna. Che cosa fa la differenza? Come noi possiamo essere accanto essendo dei testimoni? Testimoni, tutti voi lo saprete certamente, no? E questo mi fa tornare alla slide precedente, quella del mosaico della cappella. Testimone, il termine, no? Che noi come dire, traduciamo con testimone, è martire, martire, cioè martire è colui che con la vita dice qualcosa. Per cui il primo punto è alimentare in qualche modo, curare la nostra testimonianza. E ancora di più al numero 264, anche questo passaggio non lo leggo tutto, ma qualche stralcio è proprio troppo bello da leggere. Il Papa ci dice come curare la nostra testimonianza. E lui dice: la prima motivazione per la quale noi evangelizziamo è l'amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l'esperienza di essere salvati da Lui, che ci spinge ad amarlo sempre di più. E anche là potremmo cadere nella tentazione di pensare che è scontato quello che vi sto dicendo questa sera. E invece quello che stiamo facendo è ridirci, ridire a noi, ridire a voi che siete lì, che state ascoltando, il kerygma, cioè tu sei amato, salvato da lui, e solo questo ti spingerà ad amarlo sempre di più e ad evangelizzare. Il Papa aggiunge: che amore è quello che non sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l'intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a lui che torni ad affascinarci. Cioè, dice il Papa, se noi siamo, come dire, lì che non sappiamo quale pagina successiva del sussidio, con tutti i rispetti per i sussidi dell'ufficio catechistico, di tutti i bellissimi che certamente avrete tra le mani, ma se noi siamo lì a capire quale pagina del sussidio leggere, ma ci siamo persi il fascino, e allora dobbiamo fermarci e chiedere al Signore di tornare ad affascinarci. Abbiamo bisogno di implorare ogni giorno, di chiedere la sua grazia, perché apra il nostro cuore freddo, perché scuota la nostra vita tiepida e superficiale. Io leggendo questa parola, leggendo questi versetti, no, questo numero dell'Evangelii Gaudium, nel pensarlo per voi mi sono fermata, mi sono sentita punta, no? In una vita che a volte diventa tiepida e superficiale. Posti dinanzi a lui con il cuore aperto, lasciando che lui ci contempli, no? Andiamo un pochino avanti. La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo con amore, la sua bellezza ci stupisce. Torna ogni volta ad affascinarci. È urgente recuperare uno spirito contemplativo che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che ci umanizza e che ci aiuta a condurre una vita nuova. Non c'è niente di meglio da trasmettere agli altri. E ancora il 265, tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare con i poveri, i suoi gesti, la sua coerenza, la sua generosità quotidiana e semplice, e infine la sua dedizione totale, tutto è prezioso e parla alla nostra vita personale. Ogni volta che si torna a scoprirlo, ci si convince che proprio questo è ciò di cui gli altri hanno bisogno, anche se non lo riconoscono. Colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. A volte perdiamo l'entusiasmo per la missione, dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone.
Perché tutti siamo stati creati per questo? È un punto importantissimo, no? Questo che il Papa sottolinea. A volte perdiamo l'entusiasmo perché dimentichiamo che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone. Se le persone in questo momento ci sembra che non lo chiedano, che non si interessino, che non si coinvolgano, noi dobbiamo continuare a credere, perché lo sperimentiamo, che il Vangelo risponde alla necessità più profonda di quelle persone, anche se non se ne accorgono. Altro punto, secondo, che cosa, come aiutare coloro, no, che ci sono affidati nella catechesi a fare esperienza del Kerygma? È necessaria la fiducia nella parola di Dio. E poi ho aggiunto, ma non nelle nostre possibilità, ma non è delle nostre possibilità determinare i passi. La nostra fiducia nella parola di Dio, cioè credere che la relazione con la parola di Dio personale che ciascuno può fare, davvero cambia la vita, davvero trasforma la vita. La fiducia nostra e quindi aiutare gli altri a fidarsi della parola di Dio. Una cosa che spesso qui in Assisi, in casa nostra, ripetiamo ai ragazzi è che alla parola di Dio bisogna imparare a volerle bene come ad un amico, a volerle bene come qualcuno che ci è caro. Perché? Perché quando tu vuoi bene a qualcuno e quando da questo qualcuno ti senti voluto bene, tu non ti difendi. Allora imparare a voler bene la parola di Dio vuol dire abbassare sempre più le difese davanti a quello che la parola di Dio ci rimanda, ci dice, ci sprona a vivere, magari a cambiare. Non difendersi della parola di Dio. Allora fiducia nella parola nostra è da suscitare in chi abbiamo avanti. La parola di Dio che appunto uso un'espressione che spessissimo ripetiamo ai ragazzi, che legge la nostra vita mentre noi leggiamo lei. Noi leggiamo lei e lei legge noi e ci aiuta a leggere quello che sperimentiamo, quello che viviamo. Appunto, sempre provando un po' ad approfondire questo tema che mi avete affidato, mi sono imbattuta in questa udienza, no, di Papa Francesco del 30 gennaio del 2021, fatto proprio ad un incontro dell'Ufficio Catechistico Nazionale. E lui ci spiega come la catechesi non è altro che, bellissima questa espressione, dice la catechesi è l'onda lunga della parola di Dio per trasmettere nella vita la gioia del Vangelo. Grazie alla narrazione della nostra, vostra catechesi, la Sacra Scrittura diventa l'ambiente in cui sentirsi parte della medesima storia di salvezza, incontrando i testimoni della fede. Vedete che anche l'incontro con la parola di Dio è qualcosa che ha a che fare con la vita, no? L'incontro con i testimoni della fede. La catechesi, bellissima questa immagine, prendere per mano e accompagnare coloro che ci ascoltano dentro questa storia. Suscita un cammino in cui ciascuno poi trova il proprio ritmo, perché la vita cristiana non appiattisce né omologa, ma valorizza l'unicità di ogni figlio. E poi aggiunge, la catechesi è anche un percorso mistagogico che avanza in dialogo con la liturgia, eccetera, eccetera. Il cuore del mistero è il Kerygma. Il Kerygma, come dicevamo all'inizio, è una persona, Gesù Cristo. E la catechesi è lo spazio personale per favorire l'incontro con lui, l'incontro personale con lui, e va intessuta quindi di relazioni personali. Prezioso, ecco, è proprio questa dimensione, cioè vivere anche la catechesi come, e quindi la relazione con la parola di Dio come qualcosa di vitale, di esperienziale. Noi a volte abbiamo paura, no? Che la parola di Dio possa annoiare, che ne so, essere pesante, essere difficile da capire, per cui facciamo dei passi indietro. Invece la fiducia nella parola di Dio è un elemento importantissimo e imprescindibile. Terzo elemento che mi veniva in mente per accompagnare, no, chi ci viene affidato è il vivere in comunità vive. Perdonatemi il gioco di parole. Far sì che chi ci ascolta viva in comunità vive, però. Comunità vive, vitale. Ancora Papa Francesco, no, in quello stesso udienza, diceva questo. In questo anno contrassegnato dall'isolamento e dalla solitudine causati dalla pandemia, più volte si è riflettuto sul senso di appartenenza che sta alla base di una comunità.
Il virus ha scavato nel tessuto vivo dei nostri territori, soprattutto esistenziali, alimentando timori, sospetti, sfiducia, incertezza. E poi dice: abbiamo capito che non possiamo fare da soli e che l'unica via per uscire meglio dalla crisi è uscirne insieme. Nessuno si salva da solo. No. È bellissimo, poi non lo leggo tutto per non così prendere troppo tempo. Questo passaggio, la comunità non è un agglomerato di singoli, non è che siamo uno a fianco all'altro e quindi siamo comunità, ma una famiglia in cui integrarsi. Noi siamo gli uni negli altri, secondo la nostra fede, non soltanto gli uni accanto agli altri, noi siamo gli uni negli altri perché apparteniamo ad un solo corpo. Il luogo dove prendersi cura gli uni degli altri, i giovani degli anziani, gli anziani dei giovani, noi di oggi e di chi verrà domani. Allora, quanto è prezioso che la parola che noi annunciamo poi possa trovare una comunità viva. Un'altra immagine che mi aiuta molto, no, per comprendere questo è quando la parola viene annunciata e feconda il cuore di qualcuno che ci ascolta. Questo cuore fecondato, questa vita fecondata, come ogni fecondazione, cercherà un utero nel quale fermarsi, nel quale trovare casa. Una vita nascente, no, una vita nascente se non ha un utero nel quale trovare casa, sul quale fermarsi e a partire dal quale nutrirsi, quella vita è una vita destinata a morire. Se l'utero non trattiene la vita dentro una donna, quella vita morirà. È la stessa esperienza che a volte facciamo quando la parola feconda, ma le nostre comunità non accolgono. Poi la parola di Dio è potente, va oltre, no? Le nostre povertà e sappiamo che ottiene, porta il frutto sperato da Dio che ha inviato la parola, no? Ci ricorda il profeta Isaia. Ma quanto è necessario che le comunità vive accolgano quel seme e quella vita fecondata da un annuncio, no? Che noi facciamo con tutte le nostre forze, ma che a volte rischia di perdersi. Andiamo avanti. Che cosa serve? Che cosa non può mancare? Non può mancare la liturgia. Non esiste una catechesi che basti a se stessa. Non esiste una catechesi che a 360 gradi riempia la vita o trasformi la vita o cambi la vita di quelle che ci sono affidate. Ancora l'Evangelii Gaudium, al numero 24, ma poi in tantissimi altri riferimenti, l'evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella liturgia, in mezzo alle esigenze quotidiane di far progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia, la quale è anche celebrazione dell'attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi. La liturgia, l'aiutare coloro che ci sono affidati a comprendere che la nostra vita è tutt'uno con la liturgia che celebriamo nell'Eucaristia. Che la parola ci rimandi alla liturgia e che la liturgia accenda dentro di noi il desiderio di approfondire, di ascoltare, di crescere dentro la parola. Ma è certamente una dimensione imprescindibile, no? Dalla vita di coloro che si mettono in cammino a partire dalla catechesi che ascoltano. Ancora, quinto punto, ultimo punto, come aiutiamo queste persone che ci sono affidate? Favorendo, questo lo accennavamo nella volta scorsa, la relazione con i poveri nella cui vita il Vangelo grida. Non ho preso una citazione perché c'è l'imbarazzo della scelta. Papa Francesco continuamente ci ricorda che la carne di Cristo sono i poveri. Qualche settimana fa, no, in quella intervista che ha fatto un po' di scalpore, che Papa Francesco ha rilasciato, anche lì ci ha detto non esiste, come dire, la dimensione della nostra relazione con il Cristo che non abbia una dimensione fondamentale nell'incarnazione e in particolare
nello stendere le mani, nell'avvicinare, nel toccare la carne di Cristo nei poveri. Allora, la volta scorsa lo accennavamo, no? Che cosa vuol dire favorire la relazione con i poveri? Se abbiamo davanti, se chi ci ascolta sono i piccoli, i più piccoli, allora sicuramente bisogna farlo attraverso delle esperienze di condivisione, no? Che facciano sì che ci sia, come dire, un mescolarsi. Passatemi questa modalità un po' così, dei poveri con chi ha ascoltato la catechesi, un mescolarsi, esperienze non di testimonianza, ma di condivisione in cui semplicemente è normale giocare tutti quanti insieme, semplicemente è normale condividere la vita con tutti, no? Ma avere molto a cuore il fatto che questo venga favorito. Oppure l'altra dimensione che io sperimento essere importantissima nella mia breve e semplice esperienza è insegnare ai piccoli a pregare per tutti. Vi sembrerà scontato, ma insegnare ai piccoli a pregare per tutti, ma tutti significa tutti, cioè provare a non escludere nessuno, a nominarle le persone per le quali preghiamo, a insegnare ai piccoli a pregare per i poveri, per i ricchi, per i poveri, per i ricchi. Per la pace in tutte le nazioni del mondo, per, ci dicevamo la volta scorsa, i detenuti, le sorelle in prostituzione, gli ammalati, tutti quelli che ti fanno del bene e quelli che ti fanno male. Questo è qualcosa che rimane molto, vi assicuro che rimane molto nel cuore dei bambini. E invece se parliamo, se coloro che ci ascoltano sono adulti, favorire la relazione con i poveri vuol dire dedicarsi ad esperienze di servizio. Per i cristiani, vivere la dimensione del servizio non è un optional, non è un di più, è di serie nella vostra macchina, non è un optional. Favorire il fatto che si ci metta a disposizione, che parallelamente al tuo cammino di catechesi tu possa trovare un impegno settimanale, mensile, in base alla tua possibilità di mettersi a servizio. Non esiste cristiano che non abbia necessità di vivere la dimensione del dono gratuito di sé, proprio non esiste. Il passaggio successivo, vi dicevo, può essere questo. Noi proviamo. Ma chi ci accoglie non accoglie. Perché chi ci accoglie, chi ci ascolta non accoglie? A me vengono in mente, e anche un po' provando ancora una volta a leggere, no? I padri, no? Che cosa suggeriscono, ma anche in questo momento chi sta dando uno sguardo, no? Alla fede dentro la nostra società oggi, qualche risposta che prova a dare. Il primo motivo per cui chi ci ascolta non ci accoglie, non accoglie, e che a volte è il primo motivo per cui noi non accogliamo quando ascoltiamo, direi, possiamo dirlo così, è che noi siamo sazi. Noi siamo sazi. E a questo noi siamo sazi risponde questa beatitudine che conosciamo tutti benissimo, che è beati i poveri. Lo dicevamo la volta scorsa facendo riferimento ad Esodo 3, vi ricordate? A quella promessa che Dio fa di bellezza, spazio e bontà, i poveri danno ascolto. Perché? Perché loro sono nella mancanza. Allora, perché a volte noi non ascoltiamo e chi ascolta la nostra catechesi non accoglie? Perché vive una dimensione della sazietà. Vedete, essere sazi e essere beati sono due cose profondamente diverse. Essere sazi, provate ad immaginare voi dopo un abbondante banchetto, se qualcuno vi offre da mangiare, vi può offrire anche la cosa più buona e più bella che c'è, farete fatica a dire di sì. E allora molte volte il Vangelo non è accorto perché noi ci sentiamo sazi, perché dentro di noi non c'è spazio, no? Che poi la verità è che la sazietà è una sensazione, diciamo così, superficiale. Perché se scaviamo un po' sotto quella sazietà, sicuramente nel cuore di ciascuno, lo dicevamo prima, no? Perché il Papa Francesco ce lo faceva notare, c'è quel desiderio profondo del Vangelo. Il Vangelo risponde alle domande più profonde del cuore dell'uomo, ma a volte quando siamo sazi non ascoltiamo queste domande. Oppure un altro passaggio, no?
Beati docili, io scrivevo, perché mi tornava nelle orecchie un versetto degli Atti degli Apostoli al capitolo 5, il versetto 31, no? Dove Paolo, dove diciamo, l'Evangelista Luca ci dice: di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui. Allora certamente lo Spirito, no? Per ascoltare la parola che viene annunciata, tutti l'abbiamo ricevuto nel battesimo, ma in maniera, ecco, un po' provocatoria ci viene detto che lo Spirito è dato, io direi è attivato, è vivificato ed è vivificante, perché lui è vivo, è vivificante dentro la vita di quelli che si sottomettono, cioè dentro la vita di quelli che obbediscono. Dentro la vita di quelli che sono docili all'azione di Dio dentro la loro storia. A volte noi non accogliamo perché siamo orgogliosi, perché pensiamo di poter bastare a noi stessi. E chi ci ascolta non accoglie perché pensa di poter bastare a se stesso. E invece noi dobbiamo annunciare loro e annunciare anche a noi, perché sempre partiamo da noi, beati docili. Perché riceveranno l'annuncio della parola, perché accoglieranno l'annuncio della parola. E infine, un'espressione molto cara, no? Che qualche anno fa ho ascoltato da un frate che qui collabora con noi, è questo beati gli inquieti, e lui ha aggiunto: perché erediteranno certezze. Beati gli inquieti perché erediteranno certezze. Che cosa vuol dire? Che finché non vivi quella inquietudine che ti spinge sempre un po' oltre te, non riuscirai ad accogliere quella parola che invece è foriera di certezze, ti porterà le certezze che desideri. Allora, beati gli inquieti perché erediteranno certezze. E se volessimo fare così, molto velocemente, un brevissimo parallelo, no, tra queste tre beatitudini aggiunte, inventate, dite come preferite, ma appunto, non spiccatamente evangeliche, così nella modalità in cui io ve le ho poste, mi veniva in mente che queste tre beatitudini altro non sono che dei modi per dire quei consigli evangelici che noi religiose professiamo, no? Che noi consacrate professiamo, ma che appartengono alla vita di ogni cristiano. E in che modo c'è questo parallelo? I poveri, alla povertà, sapete, beati i poveri nel senso, qui ve l'ho appena, ho appena provato a porvelo, io abbinerei il consiglio evangelico della castità. Beati i poveri e non i sazi perché non trattengono, perché non accaparrano, non si accaparrano, perché non conquistano. E questo atteggiamento del non accaparrarsi è l'atteggiamento dei casti, è la castità che viene chiesto ai, che viene chiesta ai cristiani e non ai consacrati. Ripeto, anzi, a noi sì, ma noi ci prendiamo la nostra parte, la nostra responsabilità e la professiamo come vuoti, no? Ma ad ogni cristiano è chiesto di vivere questo atteggiamento casto, no? E forse se noi come catechisti, come operatori pastorali, come consacrati, come sacerdoti, viviamo questa dimensione della castità in questo beati i poveri, allora trarremo altri, no? Verso questa beatitudine della povertà, cioè di chi sta con le mani aperte. E i docili chi sono? Ecco, nel libro degli Atti lo leggevamo, gli obbedienti. Cioè coloro che sono disponibili ad ascoltare, disponibili a mettersi appunto in ascolto di un altro. E chi sono gli inquieti? Quelli che vivono il consiglio evangelico della povertà, cioè dell'essere disponibili, del reggere l'incertezza, del reggere l'incertezza. Che sappiamo essere per tutti un aspetto molto molto faticoso, no? Soprattutto in questo tempo storico, reggere l'incertezza è davvero
complesso. Quindi nella misura in cui noi come operatori, come chiamati, no? Come tirati fuori dalla folla e chiamati ad annunciare il Vangelo, viviamo questi tre aspetti, no? Della povertà, della castità e dell'obbedienza come cristiani, allora certamente il nostro annuncio sarà un annuncio che suscita, no? Movimento, accoglienza dentro coloro che ci ascoltano. Vado verso la fine, passando a questo terzo punto, no? Ci dicevamo, nell'accompagnamento, no? Delle persone che ci vengono affidate, dei gruppi, ma anche personale, no? Perché non esiste, credo, possibilità di accompagnare un gruppo in maniera vera se non attraverso l'accompagnamento di ciascun membro di quel gruppo. Il rischio a volte dei nostri gruppi parrocchiali o dei gruppi di catechesi, ecco, sempre che mi permetto di parlare perché tanto non vi conosco, a volte il rischio che corriamo è quello di puntare a un gruppo di persone, a quelle persone che ci vengono affidate, e perdere di vista perdere di vista il fatto che se noi non accompagniamo le persone, quel gruppo non crescerà. Se noi non conosciamo l'esperienza personale, quel gruppo non crescerà. Se non favoriamo la dimensione personale dell'annuncio, quel gruppo non crescerà. Allora, nell'accompagnamento, quale frutto è necessario far maturare? È necessario come frutto, ecco, quindi accompagnando un gruppo, accompagnando delle persone, è necessario aiutare le persone ad arrivare, perché è una meta, a rileggere i passaggi kerigmatici nella propria storia. Cioè, provare a insegnare, anche se è un verbo un po' improprio, no? Provare a condividere quella capacità che il Signore dà a tutti noi di rileggere nella nostra vita il kerigma, no? Imparare a leggere la propria vita non come una serie di fallimenti, ma neanche come una serie di successi. Imparare a leggere la vita come un passaggio da Pasqua in Pasqua, non da fallimento in fallimento, non da successo in successo, ma da Pasqua in Pasqua. Quando è che possiamo dire che la nostra vita passa di Pasqua in Pasqua? Quando, ogni volta che c'è stato una morte nella nostra vita, che, come dire, umanamente chiameremo fallimento, qualcosa che proprio non è andato, una situazione che proprio ci ha portato a morire a noi stessi, o delle situazioni oggettivamente complicate, non so se parliamo di giovani, dei fallimenti nell'amore, all'università, nel lavoro, no? Noi li possiamo chiamare fallimenti se impariamo a rileggerli con la luce di Cristo, se ci accorgiamo che in quel momento, in quel fallimento, il Signore era lì con te, allora imparerai a dargli un nome nuovo, di Pasqua in Pasqua. Quando le persone che vi sono affidate cominciano a leggere la vita di Pasqua in Pasqua, allora qualche frutto in quella vita sta venendo fuori, qualche frutto maturo, gustoso in quella vita sta avvenendo. E sempre, come siamo detti, vale per coloro che ci ascoltano, ma anche per noi, no? Che in questo momento stiamo ascoltando e per me che lo sto annunciando. Che vuol dire fare questo passaggio, no? Da fallimento in fallimento, a Pasqua in Pasqua. Vuol dire insegnare, sempre come un verbo improprio, alle persone che abbiamo accanto a coniugare questi tre versi, verbi. Accogliere la nostra storia, accogliere gli eventi della nostra vita. Accogliere vuol dire dare un nome, vuol dire vedere fino in fondo, vuol dire definirne in qualche modo i contorni di ciò che è accaduto nella tua storia. Vuol dire mettere ordine, no? Dentro le esperienze. E noi che facciamo la catechesi siamo, come dire, in qualche modo coloro che suscitano la necessità di accogliere la propria la vita così com'è. Il passaggio successivo è riconciliarsi con quello che abbiamo visto. Riconciliarsi cosa vuol dire? Vuol dire rivederlo, rivedere quello che abbiamo vissuto come una storia visitata, amata, benedetta nonostante tutto, come una storia nella quale anche nella morte non si è stato lasciato solo.
E infine imparare a benedire, a coniugare il verbo benedire. Coniugare il verbo benedire, cioè fermarsi e dire bene e riconoscere la presenza di Dio in tutti i passaggi della nostra vita. E, vedete, questi tre verbi aprono, no? Credo, la nostra mente, il nostro cuore, a quei verbi che ascoltiamo quotidianamente, per chi di voi quotidianamente celebra l'Eucaristia oppure settimanalmente, quei verbi che sono preso, benedetto, spezzato, dato, no? Per cui imparare a vivere la propria vita, imparare a rileggere la propria vita nella dimensione del kerygma, cioè di questo annuncio di una Pasqua, no? Ci insegna poi ad essere quello che siamo chiamati ad essere, cioè anche noi presi, benedetti, accogliere, spezzati e dati, presi, benedetti, spezzati e dati. Perché il fine di ogni accompagnamento e il fine di ogni annuncio del Kerygma è che noi stessi diventiamo quel pane spezzato per gli altri e che noi stessi diventiamo quelle persone disponibili a attraversare, sperimentare il kerygma perché altri abbiano la vita. Ho iniziato con un racconto e concludo con un racconto, un racconto di poche settimane fa. Se il primo racconto era di un ragazzino di qualche anno fa, no? Della mia precedente esperienza. Quest'ultimo racconto veramente di qualche settimana fa è di una ragazza che sta camminando, no? Qui seguendo un po' i percorsi di casa nostra. Questa ragazza ferita nella vita, no? E che ha fatto diversi passaggi per imparare ad accogliere la propria storia. Una storia dolorosa, una storia familiare molto complessa, una storia di abbandono, una storia di malattia. Ha fatto un passaggio importantissimo per accogliere la propria storia. Con la grazia di Dio ha imparato a riconciliarsi con questa storia, cominciando a dire delle parole di perdono, cominciando ad prendere le distanze della propria storia per riguardarla con una luce nuova, per rileggere il Signore che ci è passato dentro, fino a benedire la sua storia, fino a benedire il fatto che proprio grazie a quella storia lei ha potuto incontrare il Signore che adesso sente che gli ha cambiato la vita. Dove io vedo l'annuncio del Kerygma? Nel fatto che questa ragazza, in un colloquio fatto appunto qualche settimana fa, in cui mi raccontava, no, questo cammino intatto che è riuscita a fare, si è fatta questa domanda importantissima. Parlavamo delle ferite, no? Delle ferite della sua vita, e lei dice: Ok, a me sembra di aver accolto, un po' alla volta di essermi riconciliata, sono arrivata a benedire. Adesso ho nel cuore una domanda. Non più mi chiedo perché io ho tutte queste ferite, non mi interessa più sapere perché. Adesso mi interessa sapere per chi, cioè, se la mia storia è una storia così ferita, per chi questo avviene, cioè vuol dire come si trasforma in bene, per chi? Cioè questa ferita visitata da Dio, a chi potrà essere d'aiuto? Con la mia storia visitata da Dio e ferita, a chi posso donare vicinanza, empatia, attenzione? No? Allora, questo io credo sia l'annuncio del Kerygma. Questa ragazza mi ha annunciato ancora una volta il Kerygma, cioè mi ha fatto vedere come è possibile attraversare la morte e rimettersi in piedi e chiedersi come poter dedicare la vita ad altri, come poter essere pane spezzato per altri. Ecco, io ho una dimensione più personale, ma anche più vitale, dell'annuncio del Kerygma. Non l'ho trovata ed è questa quella che vi consegno, sperando, no, che possa portare frutto anche nella vostra catechesi e nella vostra evangelizzazione.
Eccoci, siamo tornati. Ben trovati a tutti. Allora, ringraziamo Suor Maria Rosaria, e abbiamo anche gli altri membri dell'ufficio, Don Andrea avranno l'audio. Intanto vedo nella chat ci sono dei ringraziamenti. Eccomi, grazie. Quindi. Siamo stati muti per un po', ma è stato un buon momento di riflessione dopo la catechesi. Bene, io aprirei il momento delle domande. Intanto voi scrivete in chat quello che volete chiedere a Suor Maria Rosaria. Domande o reazioni, appunto molti di voi dicono ma è più una catechesi, non è che si fanno tanto domande diciamo per capire qualche cosa. Io però volevo sottolineare una cosa che mi aveva colpito, delle varie cose che diceva Suor Maria Rosaria. Volevo riflettere un attimo con te su questo, cioè se uno va da un qualsiasi psicologo, da un qualsiasi coach di vita, gli dirà più o meno le stesse cose, no? Cioè gli dirà, guarda, è importante che tu fai pace con te stesso, è importante che tu tipo perdoni te stesso, no? Più o meno, perché fanno parte di una conoscenza generale, ormai di una sapienza che secondo me, anche perché siamo in una cultura che viene dal cristianesimo, poi è diventata patrimonio di tutti, no? E qual è, secondo te, lo specifico cristiano di questa cosa? Cioè, qual è il nostro metodo, no? Per arrivare proprio all'accoglienza di sé e alla benedizione di sé, al perdono di sé, a tutte queste cose che poi effettivamente sono quello che ti cambia la vita nel senso, proprio potremmo dire, della qualità della vita, no? Del come stai, ecco. Dell'essere una persona triste oppure contenta, insomma. Ti è capita? Era confusa? No. No, no, Okay. chiarissima, credo. E credo che sia proprio il kerygma, cioè che, come dire, nella dimensione orizzontale, no? Nella dimensione del perdonarsi, riconciliarsi, del fare un lavoro psicologico, diciamo così, di riconciliazione con sé, si arriva sempre fino al punto, fino alla fine, cioè. Fino alla fine, che è per dire incontrarsi con la morte, con la malattia, con ciò che proprio ci ferma come uomini. È la dimensione del kerygma che dice, cioè la dimensione del nostro, è la nostra dimensione spirituale, cioè l'incontro con Dio che ci permette di andare oltre. Il bambino di cui parlavo all'inizio, io, cioè. Quella esperienza potrebbe essere stata un'esperienza di fallimento. E sì, mi potrei riconciliare col fatto che va via il senso di colpa, per dire, con il fatto che non sono riuscita a cambiare la vita di quel bambino. Ciò che fa la differenza è che io sono certa, in virtù della mia fede, quindi della mia relazione con il Signore, che quell'amore profuso porterà frutto nella vita di quel bambino. Cioè io sono certa che dentro la mia storia c'è qualcosa che non ha a che fare soltanto con la mia vita, inizia e finisce con me, ma con qualcosa di molto più grande che far parte di un corpo che è quello di Cristo, appartenere alla sua storia, no? C'è una riconciliazione che ha a che fare, no? Un riferimento velocissimo, no? Non ricordo se è stato fatto da Don Davide nelle volte scorse, ma al modo con cui è fatto un uomo, no? Alla tricotomia paolina, no? Di Tessalonicesi 5, la dimensione del corpo, la dimensione della psiche, la dimensione più profonda dello spirito. Il coach o la psicologia può andare a curare la nostra dimensione, diciamo, psicologica, ma la nostra relazione con il Signore ci permette di andare molto oltre la nostra dimensione psicologica, ci permette di riconciliarci, ma appunto con la nostra, con il nostro, la nostra verità più profonda. Non so come dire,
La nostra parte psicologica ad un certo punto si ferma, ci sono delle domande a cui la psiche non dà risposta, sono delle domande di senso a cui il coach non dà risposta. Con tutto il rispetto, io sono un counselor, quindi non dico male di nessuno, però non ci sono risposte. E quindi la riconciliazione è parziale, perché si ferma la nostra dimensione psicologica. La relazione con il Signore sappiamo che entra dentro la nostra parte più profonda, che è quella spirituale. Credo abbia a che fare con quella provocazione che ci fa Papa Francesco quando ci dice, ma io lo faccio sotto forma di domanda, ma voi che annunciate il Vangelo, ci credete che è davvero la risposta alle domande più profonde dell'uomo è il Vangelo? Oppure pensate che pensate, no? Sicuramente non tu, Don Andrea, ma in generale, no? Per girare la provocazione, oppure pensate che vi basti essere riconciliati un po' a livello psicologico. Se voi credete che la risposta più profonda al vostro cuore è il Vangelo, questo certamente, no, vi porterà un po' oltre voi. Non so se ho risposto alla tua domanda, ma Grazie, sì. Ti leggo grazie qualche nota dalla a te. Sì. chat, varie grazie, molto bello, interessante, grazie. Poi Angelo scrive, la vita in comunità vive, nessuno si salva da solo. Si può approfondire? Ma così, brevemente, poi ci sono un altro po' di domande da farti. La vita in comunità vive, come dire, c'è una risposta molto classica che ciascuno di noi trova nella comunità quello che porta. A noi lo dicono spesso quando entriamo in fraternità, no? La fraternità viva, se io parlo di me, no, e delle mie sorelle che vivono con me, non posso dire voglio una fraternità viva. Posso custodire la mia vita, curare la mia vita, che vuol dire curare la relazione con il Signore, tutto quello che ci siamo detti, perché io possa essere una cellula viva dentro questa fraternità. E credo che questo valga per la comunità, no? Comunità viva non vuol dire giudicare la mia comunità che non è viva, vuol dire provare ad essere io un po' alla volta una cellula viva. E ripeto, non voglio ripetermi, ma questo provare ad essere una cellula viva davvero vuol dire curare la mia relazione con il Signore, che non è faccio tante preghiere, ma è curo proprio la dimensione della relazione con Lui, vivo in relazione con Lui quello che faccio, come ci siamo detti forse un po' di più nell'incontro precedente. Grazie. Maria Sole scrive: grazie, veramente bellissimo, anche se non è facile far arrivare concetti così profondi a dei bambini di quarta o quinta elementare. Tu prima distinguevi, per esempio, nell'educazione al servizio la proposta, no? Dicendo un conto è se è un adulto, gli faccio questa proposta, un bambino, però secondo Sì, quello. sicuramente non è più complesso, no? Sicuramente è più complesso con i bambini perché bisogna trovare un linguaggio proprio adatto ai bambini, ce lo diciamo anche la volta scorsa. Credo che la domanda sul catechismo ai bambini sia una domanda apertissima, al quale non mi azzardo a pensare di avere delle risposte, perché davvero appunto sono questi miliardi di stimoli che i nostri bambini ricevono, per cui la nostra ora di catechismo diventa che veramente devi fare delle cose strabilianti per poter attirare la loro attenzione. Questo mi sembra che sia quello che tanti catechisti rimandano. Anche qui, sempre una provocazione, vi chiedo scusa. A volte, se pensiamo ad un professore universitario, ma forse come Don Davide le volte precedenti, no? Quando qualcosa anche di complicato, perché abbiamo ascoltato delle lezioni molto complesse, però è proprio tuo, cioè proprio ti appartiene, è vitale per te, poi trovi delle modalità per spiegarle in una maniera semplicissima. Ecco, questo forse, no, è quello che dobbiamo chiedere al Signore, cioè di poter avere così chiaro per noi, no, quello che viviamo da poter provare a spiegarlo nella maniera più semplice possibile. Però mi trovo, cioè appunto, non saprei dare una risposta, ma perché mi sembra che sia proprio difficile, cioè
sia la domanda di questo tempo, no? Come farci ascoltare anche dai bambini, sicuramente. Una cosa che aveva colpito anche me personalmente, scrive Serena, mi risuona tantissimo la frase, ciascuno risorge con quello che ha amato fino alla fine. Amare qualcuno a prescindere dalla vita che poi questo ha intrapreso è già redentivo? È redentivo tutto ciò che facciamo, mi correggano i teologi presenti, tutto, come dire, il nostro amare in Cristo. Non è che noi siamo redentori. Diceva Papa Francesco qualche mese fa, neanche Maria è corredentrice. Cristo è redentore. Il nostro amore in Cristo, cioè è l'amore di Cristo che redime, non è un'eresia, è l'amore di Cristo che redime. Il mio amare con tutto di me e la mia certezza di partecipare con la mia vita e con il mio amore alla vita di Cristo mi dà la speranza certa che quell'amore non andrà perso, che quell'amore, come dire, porterà frutto nella vita di quel ragazzino. Ma l'amore di Cristo redime, la sua vita redime. Io sono certa che la mia vita, ma ciascuno di noi può essere certo che la nostra vita, che partecipa della vita di Cristo, no? E che partecipa in quella maniera mirabile che ci è stata spiegata nelle scorse settimane, appunto, fa la sua parte, mettiamola così, no? Dà il suo contributo, proprio perché partecipa della vita di Cristo. Voi sapete, anche la nostra preghiera è in Cristo, la nostra offerta è in Cristo, è Lui, è il suo amore che redime. Grazie. Nunzia scrive: oggi sperimentiamo la sazietà, come aiutarci a fare digiuno per accogliere e trovare in noi e nei bambini quell'utero che fa crescere Gesù? Quindi sazietà, digiuno. Sta digiuno, ecco, siamo di nuovo, siamo alle porte della Quaresima, ma il digiuno ovviamente di cui parlavamo, no, non è tanto appunto quello in cui ci impegneremo, anche se il Papa ci ha chiesto il digiuno anche per, come dire, invocare la pace. Credo che però ciascuno di noi possa fare dei piccoli digiuni e credo che sia, come dire, proprio nella dimensione in cui noi vogliamo crescere in quella sequela di Cristo. Il digiuno non è fine a se stesso, no? Il digiuno è proprio nel desiderio di lasciare uno spazio per altro. E noi per noi stessi possiamo farlo sicuramente, cioè ciascuno di noi può farlo sicuramente. Come cristiano può lasciare quello spazio vuoto perché la parola, no, ci raggiunga maggiormente. Partendo da qualcosa di molto pratico fino ad arrivare, no, a quello che veramente poi ciascuno, no, ha nel cuore. Mi viene in mente rispetto a questo un passaggio di Papa Francesco nella Fratelli Tutti, credo. In realtà ho un dubbio se nella Fratelli Tutti o nella Laudato Si, forse nella Laudato Si, eventualmente poi vi do il riferimento, in cui Francesco collega la sobrietà con la contemplazione. Cioè lui dice, se noi impariamo ad essere persone sobrie, impareremo a contemplare, perché? Che mi sembra legato al digiuno, cioè se noi impariamo a non riempirci di mille cose e disperdere la nostra attenzione su mille cose. Se noi impariamo a, come dire, appunto, a togliere qualcosa e a concentrarci di più sull'essenziale, allora diventeremo delle persone più contemplative. Cioè, se io ho un solo libro e quel libro lo leggerò e leggerò e leggerò fino a leggere nelle profondità di quel libro, no? E lui dice, se noi imparassimo ad essere più sobri, e quindi qui ha a che fare, no, con la dimensione del digiuno, cioè del non essere sazi, sicuramente i nostri occhi diventerebbero più contemplativi, cioè riusciremo a guardare un po' oltre, dentro quello che viviamo.
Forse alla fine di Laudato Si', quando fa l'educazione ecologica, Sì, parla di forse nella questo tema Laudato della Si'. sobrietà, un po' di numeri nel capitolo 6 di Laudato Sì. Si'. Un'altra cosa che anche a me personalmente aveva colpito, Desiree scrive che le è molto piaciuto la questione del passaggio dal vivere la vita o di successo in successo, di fallimento in fallimento, a viverla invece come un passaggio di Pasqua in Pasqua. E poi una domanda, poi Gianfranca scrive: ascoltare, condividere, accogliere e donarsi. Una domanda di Livia che chiede: posso chiedere il riferimento in Atti riguardo a Beati gli Inquieti? Era Atti 5 o qualcosa? Sì, però il riferimento di Atti era per beati docili, no? Perché Atti 5:31 dice: di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo dato a coloro che obbediscono. Beati gli inquieti non è una citazione biblica. E dicevo, no, qualche tempo fa un frate aveva usato questa espressione e mi era rimasta molto impressa, questi beati gli inquieti, e aggiungevamo perché erediteranno certezze, ma appunto non è una beatitudine biblica, ecco. Quindi non c'è un riferimento, ecco, qualcosa che rimane sicuramente nelle orecchie e nel cuore. Bene. E poi diversi ringraziamenti con alcune sottolineature. Qualcuno sottolineava la bellezza del fatto che le ferite vengono usate per gli altri appunto, e vari altri aspetti. Bene. E Ruggero dice: grazie per gli spunti di riflessione utili, a prescindere dalla trasferibilità, dal fatto che siano più o meno facili da trasmettere ai bambini, cioè comunque sono importanti. E su questo vorrei aggiungere una nota. Avete visto che appunto proprio l'impostazione di questo corso non è direttamente su come si trasmettono queste cose ai bambini, perché poi siamo assolutamente convinti e fiduciosi del fatto che se le portiamo dentro, se sono, come diceva prima Suor Maria Rosaria, cose che noi amiamo, che ci appassionano a noi, poi il modo lo trovi per dirlo bene a chi hai davanti e per dirlo alle persone a cui vuoi bene, perché poi è anche molto l'affetto che suscita la fantasia, quindi più vuoi bene una persona, più ti vengono in mente idee su come trasmettere quello anche che ami, quindi c'è questo triangolo, no? Fra qualcosa che amo, qualcuno che amo, a cui voglio trasmetterlo, no? E io che lo faccio. È proprio l'affetto e l'amore che ho sia verso ciò che dico che verso il destinatario, quello che attiva tutto il processo creativo e bello della catechesi, ma non solo della catechesi, poi anche, insomma, lo sappiamo tutti, no? Anche del lavoro in generale. Bene, allora direi che lascio la parola a Sor Rosaria che per la conclusione. Datele la parola. Insieme alla parola, se ci fa ritornare anche qualcuno dell'ufficio organizzatore. E benissimo, allora. Parla vicino al microfono così ti sentiamo meglio. Bene, mi sentite? Ecco, allora siamo arrivati alla conclusione di questo sesto incontro. Ringraziamo Suor Maria Rosaria che è stata con noi. Ecco, e ci prepariamo, predisponiamo il cuore al prossimo incontro che sarà anche l'ultimo. Ecco, una piccola anticipazione. Prima Maria Rosaria faceva un passaggio dove citava Evangelii Gaudium e diceva: la bellezza e la gioia dell'evangelizzazione si fa liturgia, no? Dice Papa Francesco. Ecco, il prossimo incontro vogliamo proprio fare una zoomata, approfondire questo aspetto. L'evangelizzazione che diventa celebrazione, che diventa vita liturgica nella nostra vita, annuncio e accompagnamento nella liturgia. Allora ci diamo appuntamento a giovedì prossimo e concludiamo pregando insieme, nel modo in cui siamo abituati ormai a farlo, pregando insieme il Padre nostro. Pregherò io per tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti e ci rivediamo giovedì prossimo. Grazie mille, Sor Maria Rosaria. A presto. Ciao a tutti. Prendere il relatore. Organizzatore, no.